Benvenuti, raga! Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto alcune news sull'uscita del nuovo DLC, sull'uscita di GTA 6 e forse, ragazzi, ma dico forse, e ripeto forse, di un'ipotetica mappa, di un'ipotetica estensione di GTA 5 online, ragazzi. Quindi partiamo subito da il rinvio del DLC, ragazzi. Praticamente Rockstar ha deciso, per qualche motivo a loro conosciuto e basta, di rimandare il DLC dal 19, ragazzi, al 26. Infatti, ragazzi, il plus, l'abbonamento, quella cosa lì è stata rimandata al 25, quindi prima doveva scadere il 18, ora fino al 25, ragazzi, il plus ce l'avete attivo. Quindi possiamo iniziare a dire che si è scoperto, vi ricordate questo fatidico tipo buggato per terra, ragazzi? C'è dall'uscita del DLC di Los Santos Tuners e noi non ce ne siamo mai accorti. Quindi, ragazzi, non è un easter egg che fa capire che doveva uscire un qualcosa. Possiamo dire, ragazzi, per chi gioca da One o da PS4, fortunatamente Rockstar ha confermato che l'uscita del nuovo DLC estivo sarà anche su quelle piattaforme, ragazzi. Non si sa niente ancora per PC, non si sa ancora niente se aggiornano, come aggiornano, quando aggiornano, ragazzi. Purtroppo siamo messi in questo modo. Quindi, ragazzi, possiamo passare tranquillamente alle news del nuovo DLC. Quindi il nuovo DLC che dovrebbe uscire il 26, quindi, ragazzi, dovrebbe contenere 26 posti in più. Alcuni dicono, ragazzi, che i 6 posti dei 20 sono la categoria per le bici, perché questi 20 posti che noi avremo saranno di due appartamenti o due garage, ragazzi. Comunque non sarà un complesso nuovo, sarà comunque sia la possibilità di comprare due slot magari in più di appartamenti, come infatti hanno fatto negli anni, hanno ingrandito, perché in effetti, raga, erano veramente pochi posti. A questo punto possiamo parlare, ragazzi, di GTA Online e dei nuovi aggiornamenti. Dicono che potrebbe esserci l'estensione di una mappa. Questo perché hanno letto, come potete vedere in questo post, che si potrà giocare fuori da Los Santos, ragazzi, ok? Vi ricordate che in passato hanno trovato nei file di gioco un metal detector? Secondo me non sarà una mappa esterna, semplicemente ci sarà questa modalità in più che ci permetterà di andare a Caio Pedico, ragazzi, e usare forse questo metal detector, perché sinceramente mi sembra un po' strano che Rockstar faccia uscire un'estensione della mappa con l'uscita del DLC anche su One e PS4, perché come ben sapete voi che giocate, anche io a volte ancora gioco da quelle piattaforme, il gioco lagga tantissimo, ha un sacco di cali di frame e io posso solo pensare che se ci aggiungiamo un altro pezzo di mappa il gioco esplode, ragazzi, sicuro come l'oro. Io non so cos'altro dirvi. Posso quindi confermare che stanno lavorando su GTA 6, ragazzi. Hanno apposta praticamente lasciato a morire Red Dead. E niente, raga, le news sono queste. E vi lascio e al prossimo video. Buona visione. Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi i moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation.